I sindaci di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, con i presidenti degli ordini degli avvocati e altri amministratori oggi a Roma, a Montecitorio, per sollecitare la proroga della chiusura dei presidi nell'incontro con i parlamentari di tutti i partiti politici. L'imperativo d'obbligo è ottenere una nuova proroga della soppressione dei tribunali. Il coordinatore, nonché sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, con i colleghi Casini, sindaco di Sulmona, Menna, di Vasto, Pupillo, di Lanciano, chiede il rispetto delle esigenze delle comunità interessate. Oggi nella capitale una serie di faccia a faccia con il sottosegretario alla giustizia di Forza Italia Sisto e i capigruppo parlamentari affinché sollecitino l'approvazione degli emendamenti per posticipare la chiusura dei tribunali in questione presentati da alcuni politici abruzzesi. Richiesto il rinvio di 2 anni della chiusura dal 14 settembre 2022 al 14 settembre 2024. L'appuntamento odierno è a Montecitorio. Oggi è la volta dei tribunali abruzzesi. Insieme al sindaco di Lanciano, di Vasto, di Sulmona, ai presidenti degli ordini degli avvocati delle stesse città e territorio, stiamo iniziando la visita con i parlamentari di tutte le forze politiche. Veramente è stato un grande sforzo di organizzazione, ma è stata una grande soddisfazione quella di sapere che tutti i parlamentari di tutte le forze politiche, LeU, Fratelli d'Italia, PD, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, la Lega, Azione, ci riceveranno e ascolteranno le nostre istanze. Vogliamo salvare dei tribunali, vogliamo in questo momento di fragilità mantenere l'assetto sociale dei nostri territori in tranquillità. Vogliamo dare dei presidi di legalità nella parte meridionale dell'Abruzzo e su questo ringrazio e ringrazierò personalmente tutti coloro che ci ascolteranno e porteranno nella Commissione Giustizia la nostra istanza di proroga dei tribunali per i prossimi 2 anni. I sindaci delle 4 città interessate dalla paventata soppressione, Avezzano, Sulmona, Vasto, Lanciano, hanno previsto anche un evento unitario, seppur a distanza, davanti ai palazzi di giustizia. Sabato prossimo, 29 maggio alle 11, nel pieno rispetto, è stato chiarito, delle normative anti-Covid.